Il conflitto di interessi non riguarda soltanto Berlusconi, la sinistra non l'ha mai approvato, perché il conflitto di interessi, l'assenza della, diciamo, della regolamentazione del conflitto di interessi determina la corruzione che c'è in Italia, che costa 60 miliardi di euro all'anno, pensate, 22 volte la seconda rata dell'IMU. Questo costa l'Italia la corruzione. In Europa la corruzione costa 120 miliardi di euro, solo in Italia 60, straordinario. Questo perché? Perché l'Italia non ha le leggi sul conflitto di interessi, ma non è che non l'ha voluta solo Berlusconi perché appunto ha quegli interessi televisivi e compagnia bella, non l'ha voluta la sinistra perché con l'MPS, con le banche, con le cooperative rosse, con il TAB, sono immischiatissimi. Una legge seria sul conflitto di interessi, elevata magari a rango costituzionale come in Francia, lì fotte tutti quanti queste carogne, è evidente. Quindi la legge sul conflitto di interessi, iniziamo a raccontarlo in giro, non riguarda Berlusconi, serve per recuperare miliardi di euro e per nella corruzione che ci servono a noi a sistemare le scuole, a tenere in piedi le fabbriche, a sistemare le strade, a aumentare i posti letto all'università, a aumentare la possibilità ai ragazzi di entrare all'università senza quei test d'ingresso schifosi. Questo! Il reddito di cittadinanza è fondamentale. L'Italia deve cambiare radicalmente, dobbiamo costruire un'altra visione anche industriale, non possiamo pensare di uscire dalla crisi continuando a produrre l'acciaio all'Ilva o le macchine in Fiat. Non si vendono più, anche al di là, al netto delle vergogne, dei tumori e dei disastri, non si vende più quella roba. Non le vendi più le macchine, oltre perché la Fiat fa macchine di merda, ma oltre per questo non le vendi più. Devi ridisegnare l'impianto industriale di un paese, puntando esclusivamente in Italia su l'enogastronomia, il turismo, le rinnovabili. Su questo ci vuole del tempo, l'agricoltura, sì, l'agricoltura. Dobbiamo tornare a fare i contadini, gli agricoltori, gli agronomi, sì, la cultura anche ovviamente. Quando intendevo turismo intendevo ovviamente l'Italia è il paese che vanta il maggior numero di siti patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ragazzi, non mi rincoglionite, mi parlate di 150, non gliela faccio. Fate così, fate pressione così a Brunetta, non a me. Allora, fare questa trasformazione c'è bisogno di tempo e durante questo tempo i cittadini italiani non possono morire o di tumore o di assenza di lavoro o di assenza di dignità. Per questo abbiamo tirato fuori l'idea del reddito minimo garantito e le coperture finanziarie le abbiamo trovate nello stop agli F-35, nel ritorno dalla guerra in Afghanistan. Pensate che ogni giorno di guerra in Afghanistan ci costa 2,6 milioni di euro, ogni giorno. Con l'abolizione delle province, con l'accorpamento dei comuni sotto i 5.000 abitanti, stop agli interventi inutili come il TAP, qui il gasdotto transadriatico che vi rovinerà la Puglia, e candela zitto, a qualche giornale dichiara l'opposizione. Dove sta? Ciao, piacere. Vedete, pure quelli di Repubblica sono conquistati, no, forse quella è casa tua. Ciao. Non lo fare. Vinciamo noi, andiamo al governo, abbiamo resisti. Allora, capito a che cosa serve il reddito di cittadinanza? A dare dignità in un tempo durante il quale dobbiamo tutti assieme ridisegnare completamente lo sviluppo di questa nazione, puntando su cultura, perché la cultura si mangia, perché se Düsseldorf ha più turisti di Lecce, se in Baviera ci sono più turisti che in Puglia, evidentemente qualcosa non va. Se l'Italia è passata dagli anni 60 ad essere il paese più visitato al mondo, ad essere oggi il quinto in Europa dopo Francia, Spagna, Inghilterra e Germania, l'Italia che oggettivamente non è populismo o nazionalismo o campanilismo, è oggettivamente il paese più bello del mondo, l'Italia, evidentemente questi delinquenti e questi idioti non hanno saputo sfruttare le nostre risorse, lo dobbiamo fare noi. Adesso io devo andare a prendere un aereo perché devo tornare a Roma perché mi avete rotto i coglioni. Mi sono fatto Taranto, Lecce, Brindisi e Bari. Lascio il microfono ai colleghi, stiamo un altro po' qua. Grazie a tutti, grazie e buona domenica. Bene, grazie a tutti, grazie ad Alessandro per averci fatto compagnia questo pomeriggio. Qui arrivano qui i regali per tutti, per
Va bene, noi vi ringraziamo. Mi chiedevano brevemente, faccio giusto un passaggio veloce, mi chiedevano l'acqua pubblica, la ripubblicizzazione dell'acqua, quando ci riprendiamo il nostro acquedotto pugliese che oggi è una società per azioni. Allora ve lo ricordate Vendola nel 2010? Chiudiamo brevemente, do anche questa notizia, è importante che lo sappia anche Alessandro. Allora, Vendola nel 2010, il cavallo di battaglia della sua campagna elettorale è stata proprio la ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese, che ad oggi è un SPA. Insomma, lui aveva detto la trasformeremo in un ente di diritto pubblico. Allora, la legge che aveva fatto lui è stata bocciata dalla Consulta per una questione di competenza. Adesso, indipendentemente dalla bontà di quella legge, Vendola è arrivato alla Camera, lui direttamente, è stato qualche mese, e poi lo stesso SEL. Allora, il SEL, quelli che si definiscono ecologisti, Sinistra Ecologia e Libertà, non ha presentato, e poteva farlo benissimo, o alla Camera di Deputati o al Senato, il disegno di legge per ripubblicizzare l'acquedotto. E allora l'abbiamo fatto noi, ho presentato questo disegno di legge che trasforma finalmente l'acquedotto pugliese da società per azioni in ente di diritto pubblico, ed è stato sottoscritto da tutto il gruppo dei senatori 5 Stelle che sono con me al Senato. Allora io sono andato personalmente dalla capogruppo, la collega, la senatrice De Petris del SEL, e le ho sottoposto il nostro disegno di legge e le ho chiesto di condividerlo ed eventualmente quindi di sottoscriverlo. Anche se l'ho richiesto più volte, non ho ottenuto risposta. Mi ha detto che ci doveva pensare il collega Stefano, sempre di SEL, che era impegnato all'epoca per la questione Berlusconi in quanto presidente della Giunta per le elezioni. Il tempo è passato, abbiamo aspettato parecchio tempo, il SEL non ha sottoscritto la trasformazione della società dell'acquedotto pugliese in ente di diritto pubblico, e questa è l'ennesima prova di questa finta opposizione che è il SEL, che è stata in realtà eletta in coalizione di quella che adesso è la maggioranza. Allora signori, questa è la dimostrazione che sono tutti uguali. Noi ogni giorno assistiamo in Parlamento a una finzione, una fiction e una messa in scena. Io vi ringrazio, ci vediamo prossimamente con i gazebi del Movimento 5 Stelle, ringrazio Enzo Madetti, ringrazio tutti voi, Alessandro Di Battista, buona giornata, buon proseguimento, grazie, vinciamo noi! Scusate. Vorrei ricordarvi, se volete, presso il gazebo potete firmare due proposte di iniziativa popolare. Il primo è sull'interramento dei binari del tratto del nodo, del tratto nord della ferrovia, quella che va da Santo Spirito a Bari. Dopodiché potete anche firmare una proposta che stiamo portando al Consiglio Comunale di Bari per far ritirare la delega all'ambiente all'assessore Maugeri. Grazie. Ragazzi, poi io vi ringrazio appunto a nome di tutto il gruppo parlamentare per questo affetto straordinario. E niente, insomma, non ho altre parole. Cercate pure di capire che un po' anche questa mitizzazione, insomma, io, Lello, siamo cittadini normalissimi. Cioè, fino a 11 mesi fa non eravamo neanche conosciuti. Ora migliaia di foto. Quello che facciamo noi fareste anche voi all'interno del Parlamento. Iniziamo a ragionare che voi siete, come cittadini al di fuori delle istituzioni, i nostri datori di lavoro, ok? Per cui noi vi rappresentiamo, ma tu avresti fatto la stessa identica cosa. È questo che dobbiamo iniziare a pensare, cioè anche troppa mitizzazione, foto, poi ci scattiamo le foto, oggi purtroppo scusate ma devo scappare un aereo, però se ci pensate anche una logica è figlia un po' di quel berlusconismo, di quell'attenzione mediatica, andiamo oltre. Io, Lello, lui, siamo cittadini normalissimi, che oggi stiamo in Parlamento, due legislature e poi a casa, questa è la regola, e se qualcuno di noi mai dovesse tradire, dovesse andare in altri gruppo, siete autorizzati a prendersi a calci nel culo, siete autorizzati a farlo. Oggi ci siamo noi, domani voi, per cui
i biglietti, io poi me li leggo, però non posso leggermi 180.000 biglietti, 180.000 proposte di legge, no, io la faccio fisicamente, poi io mi occupo di esteri, Lello si occupa di un'altra questione, ok? Per cui cerchiamo pure, perché poi sapete che all'interno di quel palazzo che ci, di agricoltura, ecco, andate sul sito Parlamentari 5 Stelle e c'è in alto una banda con scritto commissioni, tra l'altro un vostro deputato Giuseppe D'Abbate, Giuseppe D'Abbate che è qua, è di Polignano, si occupa di agricoltura, e contattate direttamente, perché io per esempio non mi occupo di agricoltura, quindi andate e diciamo scrivete su tematiche specifiche direttamente a loro. Però davvero quello che deve passare, che quel palazzo che ti stacca dalla realtà, è il primo errore grande di un politico, è quello di staccarti dalla realtà perché ti senti un Gesù Cristo e inizi a frequentare i ristoranti chic che sono pieni e pensi ma non c'è la crisi, i ristoranti sono pieni, quelli tuoi, perché i ristoranti, le trattorie del popolo non sono più piene, inizi a pensarti ah ma io sono figo perché le foto, perché qua e là eccetera eccetera, e poi lì arriva la mazzetta. E tu non pensi che sia una tangente, pensi che sia un premio perché hai lavorato bene, funziona così a livello psicologico. Non pensi più che quella lì sia un'auto blu che ti, che ti serve per fare, come dire, il figo in giro, no, ma mi serve per difendermi. Cioè, hai capito come i meccanismi, io ho scritto un pezzo su questo, paragonando i privilegi proprio alla droga, cioè tu dai la prima sniffata e sei fottuto. Però in quello anche i cittadini italiani devono rendersi conto che io, Lello, Luigi Di Maio, la Palota, non siamo cittadini normali, non star. Poi l'affetto, grazie, però non siamo star. Troppa attenzione così ci rischia che ci fa staccare dalla realtà e poi se ci stacchiamo dalla realtà facciamo delle stupidaggini. Non so se siete d'accordo, non so. Esatto, per cui oggi scusate se devo andare via, magari poi lasciatemi andare tranquillamente senza addosso insomma troppo, anche se vi ringrazio, è semplicemente bellissimo questo affetto, poi tornerò in altri momenti, magari in meetup, lo dico ai meetup locali qua, vi darò, vi sosterrò se posso venire a Terlizzi, a Bisceglie, a Trani, verrò si dove? A Valenzano. Io andrò dovunque, però saremo molto impegnati con le elezioni europee, che oltretutto daranno un'enorme mano anche alle elezioni comunali, amministrative, per cui noi saremo impegnati molto alle elezioni europee, per cui probabilmente potrò ritornare in questi paesi un po' più piccoli solo dopo l'estate, ma tanto siamo, se non ci sto io ci sta un altro. Dai che? Ovvio, ma chi lo nega? Io, no, attenzione. Per noi, dice che sei contento che c'è tanta gente, oh, cioè per noi che stiamo tutta la settimana tante ore in quella vasca di squali, venire qua rappresenta l'ora d'aria come dei quasi, l'ora d'aria, questa è l'ora d'aria. Cioè ci ricarichiamo, domani alle 5 iniziano le votazioni sugli emendamenti alla Camera del decreto mille proroghe, che è un'altra vergogna, questi prorogano, prorogano, prorogano incarichi, addirittura il commissario sul terremoto dell'Irpinia. Questo si discute, pensate, quando ero 80, io forse ero 81. Ecco, e diciamo che ci ricarichiamo, se siamo così battaglieri durante il lunedì, è perché prendiamo questa energia dai nostri datori di lavoro, che sono i cittadini italiani, e la portiamo in quelle aule che sono casa nostra, nostra. Ok? Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie, grazie di cuore, grazie di cuore, grazie di cuore. Volevo solo dire, noi comunque, innanzitutto volevo ringraziarvi per la partecipazione, noi abbiamo il nostro programma che è comunque un programma work in progress, abbiamo istituito un portale sul nostro blog, per cui tutti i cittadini che vogliono partecipare